Salve ragazzi, io questa fresatrice l'ho fissata per giorni. Dopo la sorpresa della base storta sono rimasto mezzo sconvolto e ho iniziato a sbraitare anche nel sonno quasi. Che vero riesco a fare? Quasi non volevo nemmeno fare l'autopsia perché sento che non lo merita. Non merita l'onore di questa notorietà di questo conto che le sto dando troppa importanza. Però è anche vero che l'autopsia si fa ai morti e questa è un morto zombie e quindi lo faccio per la scienza. Sapete come si dice? Lo faccio per la scienza e voglio iniziare a vedere cosa diavolo ci hanno messo dentro, perché se fuori è così porca e maiala, mi immagino come può essere dentro. Ora, per l'occasione, io mi utilizzerò l'avvitatore della Einel, il 18 volt, e vediamo anche come se la cava a fare questi piccoli lavoretti. Suppongo bene, perché non è nulla che lo metta sotto sforzo. Impostato a velocità 1, iniziamo a smontare la testa della nostra fresatrice. Ho detto a smontare, non ad avvitare. Quindi selezioniamo e via. Fuori una vite. Andiamo a croce. Fuori un'altra vite. La terza. La quarta. Bene, abbiamo rimosso le viti della calotta. Cogliamo anche l'occasione per togliere di mezzo questo misuratore che a poco serve e vediamo un attimo cosa c'è dentro la calotta. A vostro rischio e pericolo, potrebbe schizzare fuori chissà cosa. Se c'è qualche topo non mi sorprendo. E allora, la calotta è finta. Fantastico. La calotta è finta. Qui troviamo soltanto il dimmer, il regolatore di velocità, che tra l'altro è anche agganciato così, un connettore dei più economici, potremmo fare di meglio. E qui ci sono le spazzole, ecco, una cosa buona c'è per cambiare le spazzole di questo coso. È sufficiente smontare questa calottina di plastica, dai. Una cosa buona c'è e l'abbiamo scoperta. Le spazzole come si smontano, si fa leva qua sotto e il gruppo spazzole viene via. Ci sono i relativi cavetti che forse è meglio andare a mollare prima. Questo è uno. Ok, ce l'abbiamo fatto. Quindi fuori una spazzoletta, vedete una spazzolona che è integrata. Qua il gruppo è tutto questo. E qua ce n'è un'altra. Qui andiamo a staccare pure quel filo, vabbè non c'è stato bisogno. E via. Vedete? L'altra spazzola. Ora per entrare proprio nel clou del motore. Qua non ci sono altre viti, tocca andarci da sotto. Da sotto, quindi andare a mollare sto coso che si sparerà. Infatti, dovremmo smontare la piastrina di plastica che io allegramente già avevo montato perché pensavo che l'utensile fosse pronto alla restituzione. Devo scegliere o restituzione o cassonetto. Siccome, come dice qualcuno, io i soldi non li faccio uscire dalla parte posteriore, ho pensato che fosse meglio restituirlo e farmi restituire soprattutto i 34,99 euro pagati.
34,99 € pagati di sangue. Ok, allora andiamo un attimo a comprimere nuovamente, cercare di capire come si va a mollare questo coso. Allora, qui possiamo vedere che ci sono due viti qua e quattro vitini qua, due e due. Ora, suppongo che la cosa principale, la cosa prioritaria dovrebbe essere andare a mollare questi due vitini qua. Vediamo che accade. Al massimo non funziona più. Uno. Ci arriva? Sì. Ok, abbiamo mollato queste due vitine e qua, ecco, avremmo dovuto prima rimuovere il dado. Fatto una mezza cazzatina, quindi imparate anche voi dalle mie cazzatine. Prima togliete questo dado, ok, che mi spara anche l'adattatore delle punte, questo adattatore per intenderci. Dentro c'è la molla, sì, la molla sta là, poi la recuperiamo e poi andate a rimuovere la calottina. Calottina che allegramente scopriamo essere in plastica. Questa è plastica, plastica verniciata di grigio. Che chiavica. Una vera e propria chiavica. E questo è il pulsante. Aspettate che le viti le togliamo perché poi si perdono. Poi queste sono viti, come si dice, speciali. Cioè, è un bambino speciale. Anche queste sono viti speciali. Vedete? Ora, ecco perché questo pulsante è così. Manca di fluidità, ecco. Non fluido, non mi viene la parola. Perché chiaramente metallo su plastica si blocca, si inciampa letteralmente. Faccio una misera mollettina come respingente e via. Ok, ora questo per andare ad aprire il resto del corpo del coso. Come si apre tutto il resto del corpo? Sicuramente si aprirà da qui, da queste quattro viti. Ma per mollare queste quattro viti, al momento non ho idea di come si faccia. Ecco, la mollettina la mettiamo qua. Allora, cerchiamo di capire se è possibile rimuovere la base. Perché la luce non funziona? Non ci posso credere. No, la batteria è perfettamente carica. Mi si è fulminata la lucetta? Come si fulmina una lucetta a LED? La batteria è carica. Io pigio. Che schifo. Ragazzi, io non ce la faccio più con sta Parkside. Cioè, no. Fino a ieri mi funzionava. Ora mi è morta anche la lucetta. Non può essere. Allora, batteria carica. Si accende pigiando qua, vedete la lucetta. A questo punto si dovrebbe accendere. Oh! Cioè, quando dice lui, ok, abbiamo capito. Spengo. Accendo, spengo.
Ora che succede sto led? Pigio. Ok, vabbè, forse sono io che ancora non ho imparato a utilizzare una pila. Può essere. Allora, cerchiamo di capire cosa c'è là dentro. Ok. Allora, ragazzi, la cosa buona è che con questo piccolo intoppo della pila ho visto la luce, come direbbe la buon'anima di John Belushi. Quindi la punta si passa, la punta per del come si chiama, come si chiama, del cacciavite, si passa per questi quattro fori e ci consente di mollare il corpo della fresatrice. Ok? Attimo di panico. Ragazzi, alla fine non è successo nulla. Vedete, mi stavo già incazzando per quanto riguarda la pila. Perché ho detto, ma ora lo scontrino della pila, dove diavolo l'ho messo? Visto che avete una pila da 10 euro, non è che valga la pena teoricamente d'essere, cioè lo scontrino non è che valga la pena di essere conservato così gelosamente, perché può mai essere che ti si rompe una pila da 10 euro? La Madonna, che vite! Ehi, su queste viti non hanno badato a spese. Guardate, guardate, una vitona. Ti chiamerò Vito. Allora, andiamo smontando con uno schema a croce. La mia unica paura ora è che andando a rimuovere queste viti, le due molle respingenti della base schizzino. Mi facciano schiattare la base direttamente sulla fronte. Ok, seconda vite rimossa. Per evitare questo, potrei in teoria mettere una cordicella che tiene il corpo alla base. Ma io sono un coraggioso. Qualcuno mi definisce anche spocchioso. A definirmi spocchioso è stato un bimbo minchia. Forse avrà avuto 16 anni. Cioè, dire a me spocchioso, è vero. Sei arrivato tardi per definirmi spocchioso. Ok. Noto un cedimento. Noto un cedimento, vediamo se è così. Cede. Sta cedendo, ok, ci siamo. Spinghi, spinghi, signora, spinghi, spinghi. Sto cacchio di cavo l'hanno fatto corto. E ti pareva? Mi tocca smontare prima l'interruttore, questo qua. Uffa. Ai, ai, ai. Ok, un'altra vite. Qua perlomeno le viti sono tutte uguali, dai. A parte le quattro viti di base, le viti sono tutte uguali. Perlomeno l'avvitatore Einel se la sta cavando bene, eh. Nessun problema con l'avvitatore. Ok, ora che succede qua? Ok, abbiamo rimosso una scocca della maniglia. Andiamo a vedere come possiamo dare più corda, più filo. Qua c'è l'interruttore. Come gli possiamo dare più filo? Così. Molliamo di qua. Molliamo di là. Si molla. Molliamo di là. E lo avviciniamo un poco. Vediamo
Del resto non è che mi manchi chissà quanto. Ok, me lo tiro un pochino qua e dovrebbe essere sufficiente per estrarre lo statore. Bene, bene, bene. Ok. Allora, questo è tutto. Cuscinetto, questo è il cuscinetto di banco che c'è qua sopra. Questo è lo statore con i suoi avvolgimenti. Questo mi piacerebbe anche estrarlo, per ora come si fa? Sì, ecco, non ho la pinza per estrarlo. Vi mostro perché. Qua, vedete, con il rotore c'è questa rondella con i due fori e questo praticamente richiede una chiave simile a quella che si utilizza per rimuovere il blocco delle smerigliatrici, il blocco del disco delle smerigliatrici. Avete presente che ha due denti curvi? Ecco, me ne servirebbe una di questa misura per andarla a mettere lì, ovviamente tra le chiavi in dotazione non c'è perché non è assolutamente previsto un'autopsia, e mollata quella che fa da rondellone e da vite ferma blocca rotore, il rotore dovrebbe potersi estrarre senza problemi. Sotto il rotore, qui sotto, c'è il cuscinetto di banco, perché i cuscinetti di banco sono due, come per i motori a scoppio anche, per i motori tradizionali. Uno sta qua e uno sta là sotto. A vedere se... Ecco, sì. Bisognerebbe sapere se il cuscinetto di banco che sta là sotto è un cuscinetto che è sigillato sui bordi, che quindi non permette l'ingresso delle polveri, o se è un cuscinetto aperto. Dovrebbe essere un cuscinetto sigillato, per giusta regola. E questo... No. Purtroppo siamo limitati a questo punto. Questo nemmeno si può estrarre. Oh sì, ci provo? Ci provo. Questo si può estrarre, ok. Notiamo una cosa pure simpatica, che questo è un pezzo che nasce per altro uso. Vedete che qua nelle due alette c'è il segno per le viti. Questa è una calottina, non so come descriverla, una base che dovrebbe essere avvitata, quindi qua mancano i fori per le viti e qua in questo modello mancano anche le sedi per le viti, quindi è semplicemente appoggiata sopra e dovrebbe essere la stessa pressione della parte verde a tenerla spinta in basso. Che produce questo, il fatto che non sia fissata? Ma probabilmente produrrà soltanto un po' di rumore, un po' di vibrazioni, niente di che. Quindi non ci dovrebbe essere un grosso rischio di rotture o danni al riguardo. Per smontare i piedi, le due colonne che reggono la base, occorre invece una pinza Seeger per aprire questi due fermi, 1 e 2, una delle pinze che vanno ad aprire, e basta. Il motore è molto molto semplice. L'unico inconveniente sono ottimista. L'unico inconveniente che potrebbe accadere teoricamente, eliminando gli inconvenienti della base, è che tocchi sostituire questi cuscinetti, perché con tantissimi giri questi cuscinetti vanno facilmente a sbudellarsi. Ora, le misure del cuscinetto le trovate impresse normalmente proprio sulla superficie laterale del cuscinetto, a volte sono proprio nel bordino metallico, ma qua stiamo parlando di misure talmente piccole che sarebbe impossibile andarlo a leggere.
E in ogni caso, se vi si sbudella il cuscinetto, considerate sempre il diametro esteriore e diametro esterno e diametro interno dell'asse. Questi cuscinetti costano poco, saremmo nell'ordine di 1 euro cada uno, 1,50 euro cada uno per le migliori scelte. Quindi, volendo, si potrebbe anche fare l'acquisto. Dice, ma finora l'hai sputtanata così ferocemente? Sì, però in qualche modo bisogna sistemare le cose. Allora, una volta che ho fatto l'autopsia, cosa farei? Beh, intanto mi procurerei una chiave, visto che ce l'ho già smontata, so come è fatta, per mollare questa rondella. Quindi, a tempo perso, mi misuro la distanza tra questo foro e quest'altro foro e mi costruisco proprio un attrezzo con due punte per andare a mollare questa rondella. Rondella che bisognerebbe andare a mollare in qualche modo tenendo fermo il rotore e girando la rondella di sotto. Mi andrei a segnare le misure dei due cuscinetti. Questo può differire da quello che sta là sotto. Dopodiché mi andrei a smontare anche le due colonne d'Ercole, chiamiamole così, le due colonnine che collegano la fresatrice alla base, e così come è per le forcelle delle moto, mi andrei a cercare due tubicini di gomma retrattili, corrugati. Sapete le forcelle anteriori delle moto? O dei motorini di una volta che avevano quelle gomme nere che seguivano l'andamento in pressione delle forcelle quando affondavano. Ecco, sarebbe utile metterne due qua, uno per ogni lato, e in questo modo evitare che si formino attriti proprio lungo queste due barrette, lungo questi due tubi. Proteggono sicuramente da polvere, proteggono da tante cose. Per il resto, niente. Io questa qua non ho avuto il piacere di provarla e penso che non la proverò. Adesso semplicemente me la vado a rimontare. L'operazione è ancora più facile dello smontaggio. Semplicemente andiamo a fare così. Ho detto che è più facile, per favore, regia. Aiutatemi. Vabbè, ho capito. Lo farò a camera spenta, così posso bestemmiare quanto voglio e nessuno mi può andare a bloccare il video. E niente, per oggi è tutto. Abbiamo fatto a pezzi la nostra fresatrice storta, la nostra stortilla. Abbiamo vissuto l'imbarazzo di che tenuto a fare, che non riusciva ad accendere la propria pila. Ora ce la faccio, vedete? Ancora non avevo imparato a usarla, praticamente è questo. Quindi ne approfitto, si accende così. Prima si attiva il pulsantino rosso, dopodiché si accende e si spegne. E alla fine, con una pressione prolungata, si spegne definitivamente. Vabbè, ho fatto una pirlata. Bene, ragazzi, a questo punto io vi saluto, vi invito a cliccare sul pulsante dell'iscrizione, cliccare sulla campanella, bla bla bla, e ci becchiamo nei prossimi video, speriamo un pochino più fortunati di questo qua. Ok? Ciao e alla prossima!